Ciao, ma che fai? Prendo le misure prima di Natale. Ma però, che brava, ti stai già organizzando per dimagrire. Vuoi misurare i risultati, brava. Ma no, cos'hai capito? Illuminami d'immenso allora, per favore. Siccome prendere centimetri a Natale è inevitabile, sto calcolando le misure così calcolo i centimetri per consolarmi con il tabellone dello shopping consolatorio. Ciao amici, le feste di Natale si avvicinano, che bello! Sono un ottimo momento per stare bene insieme alle persone che amiamo, regalarci qualche momento di relax e coccole belli al calduccio, magari sul divano, in pigiama con la copertina. Per una volta, senza stress, dai, si può fare. Lo fate anche voi? Noi sì, sotto la copertina. Eh già, Santo Natale, ma in mezzo a tutte le cose belle ci sono alcuni pericoli. Sì, che ingrasso come una balenottera. Questo è uno dei rischi, ma ce ne sono altri. Se non ci prepariamo, ci rovinano le feste e il riposo che ci meritiamo. E non solo, con la vita sempre più stressata e piena di impegni che abbiamo, se perdiamo l'occasione di riposarci almeno un po' durante le feste, poi a gennaio, quando si ricomincia, sembra di impazzire. Eh sì, perché poi le prossime vacanze comandate arrivano a Pasqua. Appunto, allora oggi vediamo insieme i quattro errori più comuni che facciamo spesso, con il risultato di rovinarci le feste. Ma prima, se vi piace l'idea di trascorrere le feste in relax, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Grazie Simo, ora sì che vado a cambiare il cartellone. Ecco, brava, mi sembra sensato. Comunque, in un prossimo video parlerò di come non ingrassare durante le feste. Ma dai, non scherzare, che poi io ci credo. E fai bene, con i miei consigli è possibile. Lo dicono tanti amici e tante amiche che mi scrivono ogni giorno qui su YouTube o via mail o sulla mia pagina di Facebook per raccontarmi dei loro successi seguendo i miei video. Anzi, grazie a tutti per i bellissimi feedback. Facciamo crescere insieme il canale con me e con le vostre iscrizioni. Iscriversi al canale è facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Ora condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social. Fatelo vedere a tante persone così le aiutate a non rovinarsi le feste. Nei commenti scrivetemi se fate anche voi questi sbagli o se li avete fatti. Io li facevo regolarmente. Soprattutto mi facevo prendere dal Christmas blues fin da bambina. Mia mamma, quando venivano gli amici e i parenti a Natale, mi diceva sempre così: Simoncina, non fare la tua faccia delle feste, mi raccomando, sorridi ogni tanto. E io ero sempre lì con il broncio. Ma poi mi è passato, adesso sorrido. Scrivetemi anche se pensate di cambiare qualche cosa in voi per il Natale quest'anno. E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!
Va bene. Elena.